Nome? Mary Cardilicchia. Pietro. Età? 32. 31 anni quasi. Professione? Studentessa. Funzionario amministrativo. Perché ti candidi? Mi candido perché mi sto mettendo in gioco, perché vorrei dare il mio contributo per migliorare le condizioni di questa città che mi appartiene. Perché voglio continuare quello che ho iniziato a fare da 15 anni a questa parte, in virtù di una passione politica innata, e voglio continuare quello che ho fatto in questi 5 anni, nei 5 anni precedenti, in qualità di consigliere comunale. Chi sostieni? Marco Zambuto. Il sindaco attuale Lillo Filetto. La differenziata è stato un errore? No, ovviamente no. La differenziata è utile perché fare la differenziata significa ridurre notevolmente la quantità di rifiuti che devono essere smaltiti e anche frenare lo sfruttamento delle risorse naturali preziose. La differenziata è stata una cosa giusta da fare, anzi si doveva fare 10 anni fa all'Agrigento. È stata una battaglia di civiltà che abbiamo voluto fare sin dall'inizio, infatti è partita subito dopo essere entrati nell'amministrazione, aver fatto parte dell'amministrazione comunale, con tutti i difetti che ci sono, che sono evidenti e che sono agli occhi di tutti. Però non potevamo non iniziare e magari ovviamente si può correggere il tiro man mano che si va nell'amministrazione della raccolta differenziata. Cosa dovrebbe fare l'amministrazione per risolvere il problema? Per risolvere il problema si potrebbero mettere in campo diverse soluzioni. Una di queste potrebbe essere quella di formare una squadra di ispettori dell'ambiente volontari che per espletare il controllo sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Inoltre gli stessi cittadini potrebbero diventare delle sentinelle dell'ambiente e attraverso una piattaforma online segnalare l'abbandono dei rifiuti in certi luoghi e anche gli eventuali disservizi. Il problema della raccolta differenziata principale è quello legato al fatto che c'è qualche cittadino, anzi aggiungo qualche porco, scusate il termine pesante, che non rispetta le regole buttando qualche sacchetto di immondizia non facendo differenziata per strada, sporcando la nostra città, dimostrando un senso di inciviltà inaudito. Questo si deve lottare, questo si deve abbattere, questo sistema si deve abbattere, e si può abbattere uno attraverso un'azione di forte sensibilizzazione e informazione della cittadinanza, ma non solo da parte dell'amministrazione, da parte di tutti i cittadini che sono interessati e hanno a cuore questo tema. La differenziata genera introiti al comune. Come dovrebbe investirli il comune? Gran parte di questi soldi potrebbero essere impiegati per alleggerire le tasse di quei cittadini che appartengono alle fasce meno abbienti. E altri soldi potrebbero essere destinati come contributi economici per quei cittadini che intendono smaltire rifiuti speciali come l'amianto. Infatti sappiamo che nel territorio esistono diverse discariche abusive in cui è presente questo materiale molto nocivo per la salute della collettività. La differenziata, oltre ad essere un grande successo, una grande battaglia di civiltà, è una grande opportunità per poter risparmiare i costi dello smaltimento dei rifiuti. Tu hai fatto un esempio, il guadagno di 1 milione di euro, le entrate di 1 milione di euro in più. Però purtroppo, a causa di questo sistema, a causa delle persone che avevo citato prima, non siamo nelle condizioni di tutto quello che riusciamo a risparmiare, lo investiamo, lo spendiamo nella pulizia e nelle spese che non sono previste in un sistema ottimale di raccolta differenziata. Hai 30 secondi per convincerci a votare il tuo candidato. Ok, Marco Zambuto nel corso del suo mandato è stato un bravo amministratore. Lui punterà sicuramente sul miglioramento della gestione dei rifiuti urbani. Il suo punto di forza è la capacità di ascolto, ma anche al tempo stesso il suo sapersi relazionare con la gente. Infatti gli agrigentini penso che abbiano bisogno di una figura che sia vicino ai bisogni dei cittadini. Votate il mio candidato Lillo Filetto perché è un amministratore preparato, serio,
che non scende a compromessi con nessuno, nel vero senso della parola. È un candidato che ha iniziato, un sindaco che ha iniziato un'attività amministrativa volta a investire nella promozione del nome, del brand di Agrigento della Valle dei Templi dal punto di vista culturale, che ha investito nell'attività ambientale come la raccolta differenziata, con tutti i difetti del mondo, però che ha ridato lo sport all'Agrigento. Per questo, siccome il diretto è stato in grado di portare avanti raggiungere questi obiettivi, dobbiamo ridargli la fiducia per continuare in questa azione.